Giornata di svolta per la fide di Sandra che nelle prossime ore, a meno di clamorose inattese rivoluzioni dell'ultimo minuto, dovrebbe regolarmente presentare domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie D, con la trattativa con Giuseppe Di Benedetto ormai prossima alla chiusura definitiva. A occuparsi dell'incombenza sarà la proprietà attuale, con in testa il presidente Aldo Roselli, destinato a uscire dal sodalizio federiciano al termine di 5 anni intensissimi, in corrispondenza con l'insediamento dell'imprenditore Ofantino, differente all'avvenire di Pietro Lamorte, che invece dovrebbe continuare a essere parte integrante del progetto nelle vesti di amministratore delegato del club, nonché figura di riferimento principale dei primi mesi della nuova gestione, anche a causa della squalifica che pende sul capo di Di Benedetto fino all'inizio di ottobre, squalifica che di fatto gli impedirà di assumere una carica ufficiale. Nel frattempo, proprio a proposito della trattativa con il futuro patron, novità importanti sono arrivate da Manfredonia nelle scorse ore: le dimissioni dalla società Sipontina, che nel frattempo ha individuato un nuovo rappresentante legale, sono state ratificate anche in sede di assemblea dei soci, e di conseguenza il binomio Di Benedetto Manfredonia può considerarsi chiuso al 100%. Un passo, questo, che versante Fidelis mette la situazione ancora più in discesa. Occhio infine al capitolo più prettamente sportivo: il favorito per la panchina resta l'ex Barletta Francesco Farina, mentre, sempre a proposito di ex Barletta, non sarà Sabino D'Aleno il nuovo direttore sportivo. Sviluppi definitivi in questo senso sono attesi per i prossimi giorni.